And he stopped in the Palatine, Aeneas left. The holy fire that he took from allora, siamo pronti con le forbici? Chi c'ha le forbici? No, attenzione. Qualcuno ce l'ha queste forbici? Certo che ci sono. Vuoi dente? Ma io devo andare. Scusa. Lo tagli. Dimmi quando posso, Ragazzi, dimmi voi. Uno, due, tre. Prego, prego voi. Guarda, Daniele, io te dovremmo frequentarci un po' più spesso. Esatto, esatto. Perché guarda, io ti potrei raccontare cosa lo fanno io al lavoro, capito? Me lo immagino, guarda, me lo immagino. Poi capisci. Cosa succederà adesso? Per quel che riguarda le barriere architettoniche, spero con quel film di aver dato qualche, magari un input per qualcuno per rendersi conto del problema molto grande che c'ha soltanto non Roma ma anche tante città d'Italia. Però è un film che deve rimanere così. Grazie. Forse un po' troppo provocatoria per il mondo.
quale Forza Italia è assolutamente escluso. Oggi il blu è il colore del cielo di Roma, purtroppo è blu bianco, quindi ci auguriamo con queste immagini di avere un primo tratto fino all'arco di Vito, altri due percorsi che riguarderanno il percorso del Fanalino. Ovviamente la biologia è complicata, ma è affascinante. Quindi qui presente. Io vi ringrazio per avermi chiamato come testimone alla questa inaugurazione, che mi sembra una cosa molto importante. Evidentemente Paola Severini deve aver avuto l'idea di interpellarmi, perché si è ricordata di un film del 1993 che aveva come titolo Perdiamoci di vista. Quel film, che è una commedia, però toccava un tema molto, molto delicato, molto importante, che era il tema della disabilità e legato a quello delle barriere architettoniche che la protagonista doveva superare continuamente durante la nostra storia. Credo che questa inaugurazione sia importante, perché da quello che ho capito poi ne seguiranno tante altre. Ecco, allora, questo significa fare uno scatto in avanti nella comprensione che l'economia di questo paese non potrà fare a meno per pensare che il turismo sarà una delle prime priorità, insieme con il cibo e il turismo. L'Italia dovrà fare i conti e dovrà fare uno scattino in più. Quindi turismo significa anche turisti normali, eccetera, però anche turisti di mezza età, turisti anziani, turisti anche che portano dei disabili, significa anche genitori con carrozzine e bambini piccoli. Quindi tutto questo porta l'Italia al pari di tanti altri paesi, soprattutto nel nord Europa, che hanno compreso prima questo aspetto. Ma io vi ringrazio voi per avermi fatto sentire utile attraverso un film. Grazie. Ma se si fosse candidato lui come Presidente del Consiglio l'avremmo votato, perché avrebbe lavorato sul turismo, ci pensa proprio. Ha parlato esattamente come un politico, raccontando quanto è importante il turismo, i beni culturali, e così vorremmo sentire parlare i nostri politici. Per cui vi ricordo i ladri di carrozzella. Scusami, allora se volete lavorare meglio dovete alleggerire la burocrazia. Credo che tutti l'abbiamo capito questo. Più c'è burocrazia, più ci sono tanti problemi. Quindi alleggeriamo tante cose. Cerchiamo di fare. Gli antichi dicevano una cosa. Gli stati più corrotti sono quelli dove abbondano le leggi. Che dicevo? Quest'aula è la Curia del Senato, quindi dove si riunivano i senatori fin dall'età di Cesare. Questo signore che vedete, Claudio, pronunciò nel 33 d.C. la prima grande orazione con cui l'impero romano accoglieva i provinciali. Fu considerato un momento di grande integrazione politica. E quest'altro signore, Caracalla, concesse più tardi la cittadinanza proprietari e non proprietari, comunque cittadini che diventavano cittadini dell'impero in tutte le province, e si parla di Asia, Africa ed Europa. E quindi mi sembra che ricordarci che l'integrazione è stata da sempre una cifra della romanità, forse insomma con questo luogo particolare può avere il suo fascino, una sua suggestione. Magari guardiamoli con altri occhi. Perdonatemi. E ladri? Yeah.